Ho cominciato a fare l'invalido del lavoro nel 1964. Sono venuto a Ostia nel 65, nel 66, fine 66, ho conosciuto lo sport, ho cominciato a frequentare un po' l'ambiente come sportivo. In quei tempi, dopo siamo diventati atleti, ma in quei tempi eravamo sportivi. Al CPO dormivamo nel reparto degli sportivi, al quarto piano, sotto le tettoie là, del quarto piano. L'ambiente mi è stato subito simpatico. Io ho pensato che era bene che andassi avanti e continuassi nello sport. Io ho sempre fatto tiro con l'arco e ho avuto la soddisfazione di promuovere il tiro con l'arco fra gli handicappati e a portare gli handicappati prima in carrozzina a fare le gare assieme ai normototati. Ho scelto Ostia a caso, mica soltanto perché io c'avevo una zia che abitava a Roma e praticamente perché la zia così sarebbe venuta a trovarmi più facilmente. Io un centro paraplegici non avevo mai sentito parlare. Quello spirito che aleggiava dentro l'ospedale era quello di riabilitare, reinserire le persone non solo fisicamente, ma anche con la testa, farli stare bene. Quando andavamo al nodo, stava anche lui lì, che andavamo alla Garbatella, c'era una piscina fisioterapica, quindi con una certa temperatura di 12 metri. E lì si facevano i grandi allenamenti per poi fare le gare sportive di nuoto. E mi accorgevo che lui era sempre uno, sempre che si metteva a questionare con Salvatore o chi c'era come autista. In certo qual modo mi dava un po' fastidio il fatto che stesse sempre così, con un po' di ironia. E dopo, diciamo, facendo lo sport, lui faceva il tiro per cercare un po' di attirare l'attenzione in modo positivo. E quindi in un certo momento, ci siamo un po' innamorati. Abitavamo al quinto piano con 120 gradini in affitto, e senza ascensore e né acqua calda. E la nostra famiglia era composta da una sorella più grande di 3 anni, la prima nata, e poi il parto gemellare io e Elena, e dopo mamma ha avuto un'altra gravidanza gemellare a distanza di anni, però li ha persi. Andando ancora avanti ne ha avuti altri due maschietti gemelli, e uno dei due però è morto presto, un mese e mezzo. E quindi in famiglia eravamo tre femmine e un maschio, Corrado. E comunque Corrado è nato più avanti, nel 53. E vivendo lì, abbiamo avuto la poliomielite, io per prima si è manifestata, che rende inefficaci i muscoli. Ho una gamba a 5 anni e mezzo. La mia gemella dopo 3 giorni. Tutte e due le gambe. Lo sport mi è sempre piaciuto, quindi all'inizio nella mia vita, quando ero ragazza, seguivo tanto le gare sportive di atletica, di scherma, cioè mi appassionava. Quindi a un certo momento, quando abbiamo saputo che al centro paraplegici c'era la possibilità di andare e fare lo sport, tanto io con la mia gemella, immediatamente siamo andati. Sono entrata nell'agonismo piano piano, perché anche nell'indoor sono riuscita a vincere un campionato con i normototati. E siccome a me mi stava un po' difficile nella posizione, mi ha dato tanta soddisfazione. E anche per l'ARCIP ho contribuito a dei punteggi che poi hanno dato il riconoscimento, perché ne servivano quattro, La dei numeri. medaglia del bronzo, Eh deve. sì.
Io come donna potevo tirare a 70 metri nelle gare, no? 70, 60, 50 e 30, sì. E quella coppa lì l'ho vinta proprio anche sotto l'acqua. Sì,